Salve popolo di YouTube e benvenuti su The Game Show, l'unico canale in cui trattiamo a 360 gradi del mondo dei videogiochi. L'argomento che tratteremo oggi sono i giochini per cellulari, ossia tutti quei giochi che in poco tempo sono diventati dei fenomeni globali. Angry Birds, Clash of Clans, Candy Crush, tutti quei giochi che ora tutti i cellulari ormai hanno scaricati e installati sul dispositivo. In questo video voglio rispondere insieme a voi ad alcuni quesiti. Perché questi giochi sono così invitanti? Perché tanta gente li scarica? Perché questi giochi possono essere quasi come la droga e creare una dipendenza immensa? E soprattutto, quali sono questi giochi e secondo me perché bisogna evitarli? E a tutte queste domande avrete una risposta solo guardando questo video. Andiamo ad analizzarle insieme. I principali giochi di questo periodo sono Angry Birds, Candy Crush, Clash of Clans, Fruit Ninja e tanti altri. Questi giochi sono i quattro principali competitori e anche le quattro principali quasi definibili droghe. Angry Birds è forse quello con il fenomeno più grande e di più vasta scala, poiché abbiamo visto che nell'ultimo periodo sono nati tonnellate e tonnellate di giochi di Angry Birds, da Angry Birds Star Wars, da Angry Birds Stella, Angry Birds Racing, Angry Birds tutto. E questo non è positivo perché vuol dire che il marketing ha fatto presa e soprattutto che questo gioco sta diventando una droga veramente pesante. Vi parlerò meglio di perché questi giochi li definisco come droga, perché vedremo dopo che hanno gli stessi effetti. Ossia, vabbè, non danneggiano il cervello permanentemente, ma hanno alcuni effetti simili a quelli della droga. Il secondo fattore che va a incidere maggiormente sulla vendita di questi giochi è sicuramente il marketing. Il marketing, ossia quella componente che va a fare pubblicità e a gestire la vendita di un gioco. Migliora il settore marketing, ovviamente il gioco meglio venderà. Nonostante tutto il gioco può essere anche uno schifo, ma grazie al marketing si può veramente vendere ghiaccio agli eschimesi, come si può dire. Tutti questi giochini per cellulare sono l'esempio classico di vendere ghiaccio agli eschimesi, poiché non sono giochini così ispirati né ben fatti, sono solo giochini molto semplici e molto che creano molta dipendenza. Ed è poi proprio questa dipendenza a essere il terzo fattore che andremo a trattare, forse proprio il più importante. Perché questi giochini per cellulare sono come una droga? Poiché riescono a creare un'immensa dipendenza. Andiamo bene ad analizzare come. Il nostro cervello ha una componente che è quella che va a controllare la nostra felicità. Questa componente viene assoggettata ad una particella chiamata dopamina. Questa dopamina è la stessa che viene sviluppata sia da sostanze stupefacenti come, vabbè, droghe o alcol, oppure anche dagli stessi giochini per cellulari. Proprio per questo li caratterizzavo quasi come delle droghe. Ma cos'è questa sostanza? Questa sostanza chiamata dopamina è una sostanza che va ad agire su quella parte del cervello che sono i nostri neurotrasmettitori. Queste particelle danno al nostro corpo una sensazione di felicità immensa. Ma qual è la tecnica che utilizzano questi giochini per cellulari per darci tutta questa felicità? Beh, è molto semplice. Inizialmente questi giochini ci premiano con vari trofei, vari obiettivi e il completamento di varie sequenze che ci danno trofei, oggetti, bonus, qualsiasi cosa che ci fa credere di essere forti, di essere qualcuno e di essere bravissimi in questo gioco. Questa è la caratteristica principale da cui inizia il gioco. Deve cominciare a creare dipendenza proprio da queste particelle principali. Questa componente iniziale però è solo la punta dell'iceberg, perché questa è necessaria per far funzionare subito e la dipendenza dal gioco. Ma per far sì che questa dipendenza sia duratura sono necessarie altre componenti. Quindi qual è quella seconda componente che vi invita a continuare il gioco? Quella seconda componente è molto simile alla prima, ma aggiunge molti più effetti grafici, molti più effetti visivi e sonori che riescono a invitarvi sempre di più a giocare. Riescono a farvi continuare ad avere bisogno e sempre in quantitativo maggiore di giocare, di provare questo gioco, di prendere più trofei, di sbloccare più caramelle, non lo so, non ci ho mai giocato a Candy Crush, finire più livelli di Angry Birds, prendere più stelle in Angry Birds, riuscire a fare un castello del clan, un municipio a un livello maggiore. Tutte queste cose, questi piccoli trofei, questi piccoli obiettivi riescono a creare all'interno della vostra testa una maggiore dipendenza, più o meno come quello che fa una droga o l'alcol. Bene, credo di essere riuscito più o meno a spiegare quello che è l'effetto di un videogiochino per cellulare. Ora per concludere analizzeremo quali sono questi giochi, quali sono i principali che possiamo definirli 4 o 5 forse. Vediamoli insieme.
Il primo di tutti, e sicuramente il più famoso di tutti, è Angry Birds, un fenomeno che è diventato quasi di fama internazionale, poiché dal giochino per cellulari si sono sviluppati giochi, lo stesso gioco però su console, lo stesso gioco su tutte le piattaforme ormai, dal PC a tutto, ma soprattutto si stanno sviluppando giochini, peluche, un marketing immenso che si sta espandendo sempre di più. Non trovo quale sia il divertimento in tirare uccellini e abbattere muraglie. Nonostante tutto voglio ammettere che era un gioco innovativo, poiché all'epoca, quando uscì ormai un paio di anni fa, non c'era nessun gioco che potesse portare la stessa dipendenza, lo stesso divertimento e la stessa qualità per cellulari. Il secondo gioco di cui voglio trattare invece è Fruit Ninja. Fruit Ninja è uno dei pochi giochi che creano dipendenze, diciamo, che ho giocato, perché Fruit Ninja è veramente divertente. Anche lì un altro gioco che è riuscito ad essere molto innovativo. Era strano provare a giocare e affettare frutta, era divertente. Ma la particolarità di Fruit Ninja è che è uno dei giochi che riesce a sfruttare al meglio la componente grafica e sonora per creare la dipendenza in voi. Perché? Tutti quegli effetti sbrilluccicosi, tutte quelle nuove spade, tutti quei nuovi sbloccabili riescono a creare in voi una dipendenza e un bisogno di no, c'è una nuova spada, devo sbloccarla. No, c'è un nuovo potenziamento, devo farlo anche quello. Questa componente è stata forse una delle migliori parti per la dipendenza che è riuscito a creare questo gioco. Quindi su questo punto è veramente stato, possiamo dire, quasi innovativo. Terzo gioco che andrò a analizzare è un gioco che non ho mai provato e preferisco non provarlo. Candy Crush. O Candy Crush Saga, se vogliamo essere precisi. Questo gioco, prodotto dalla ormai famosa casa che chiama tutto Saga, Candy Crush, Fruit Saga, tutto Saga, tutto Saga, 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 Saga. Mi chiedo il perché Saga, ma vaffanculo, vabbè, è un marchio di fabbrica, non... Credo proprio che questo Saga sia una delle cose che crea dipendenza ed invita a provare i giochi. Questo gioco è un gioco in cui non riesco a comprendere dove sia il divertimento. È un puzzle game molto semplice. Non è innovativo per niente, perché riprende praticamente le meccaniche di quelli che erano i vecchi Columns o comunque tutti i vari giochi puzzle con le gemme o con dei pezzi da unire. E veramente, boh, non lo so ragazzi, qua non so cosa dirvi, perché è veramente una roba strana. Quarto e ultimo gioco che andrò a analizzare in questo video è Clash of Clans. Clash of Clans è forse uno di quei giochi che si può definire veramente come una droga. Chiunque faccia ancora le superiori, che quindi vada a scuola, può comprendere quanto tutti o quasi i compagni siano lì che giocano Clash of Clans durante le ore di lezione. È un gioco che crea una dipendenza immensa proprio grazie agli obiettivi. Gli obiettivi di far salire di livello, le musichette che ti dà quando si sale di livello, ti fa sentire sì, sono fantastico, sono riuscito a completare un nuovo obiettivo. Questo sì, può essere divertente fino a un certo punto, ma c'è chi ovviamente comprende e si annoia in fretta. Poi altri invece che riesce a creare una dipendenza immensa e a continuare a giocare. Dove sta il segreto di Clash of Clans? Il segreto di Clash of Clans è che riesce a farsi soldi, poiché nonostante sia gratis, crea un bisogno di fare potenziamenti, far salire di livello l'attrezzatura, le varie castelli del clan, cannoni, mura e balle varie, utilizzando le gemme, che le gemme sono l'unica componente in cui bisogna pagare, poiché se non si riescono a guadagnare, e se quando si guadagnano molto lentamente, bisogna spendere dei soldi, e anche parecchi soldi, per riuscire ad arrivare ad acquistare qualcosa. Ragazzi, quindi vi sconsiglio magari di provare questi giochi, perché possono crearvi una grande dipendenza. Non dico che facciano male, no, non fanno per niente male, non è nessun problema, ma questi giochi riescono a crearvi questa dipendenza e non riuscirete più a staccarvene. Anzi, questo potrebbe far male addirittura al vostro portafogli, che rischierebbe di andarsene in crisi. Spero che abbiate compreso quello che volevo spiegarvi. Non è per niente una critica a questi giochini, è proprio, voglio solo presentarvi la situazione come sta, come funzionano e quali sono le sue funzioni principali, possiamo definirle. Spero che vi sia piaciuto il video. Vi invito a mettere mi piace nel caso vi sia piaciuto, non mi piace nel caso vi abbia fatto cagare, e cercherò di farmene una ragione, anche se non mettete non mi piace, fa niente, oh, sono le vostre idee personali. Commentate con le vostre idee sia per futuri episodi di The Game Show, sia su quello che pensate sulla, diciamo, della dipendenza dei giochini per cellulari. E noi ci rivediamo in un prossimo video. Bella ragazzi!